È passato pochissimo tempo da quando le tecnologie di intelligenza artificiale hanno conosciuto la diffusione di massa e già il mondo è cambiato in modo irreversibile. Non vediamo ancora delle conseguenze pratiche stravolgenti, le vedremo presto, ma quello che è già cambiata è la visione che l'uomo, l'essere umano, ha di se stesso, perché le AI sono una minaccia esistenziale di qualcosa che potrebbe avere, per la prima volta nella storia, una capacità suppostamente maggiore. È vero, non lo sappiamo. Nella ricerca c'è una teoria che parla di intelligenza artificiale forte, intelligenza artificiale generale che ha capacità coscienziali, come pure intelligenza artificiale debole che invece è ultra specializzata ma senza coscienza. Nel campo della produzione delle immagini, la mia esperienza, dato che ho inserito le AI nel mio processo creativo, mi ha fatto trarre alcune conclusioni. La prima è che, così come progredisce in modo esponenziale la capacità computazionale delle AI, così pure il nostro sistema percettivo e cognitivo, aumenta la sua sensibilità in modo che non ha un precedente. Noi stessi abbiamo capacità di distinguere l'output di una AI in modo molto più sofisticato rispetto a quando sono state introdotte. Altra cosa fondamentale è che la mappa di pixel di una immagine generata da una AI è perfetta perché non deriva da un originale analogico, è totalmente generata. Quindi riversa sull'osservatore il 100% delle informazioni senza disturbo, provoca uno stimolo istantaneo molto forte che si esaurisce, viene consumato con la stessa velocità con la quale è stata prodotta l'immagine, senza che vi sia una necessità, un bisogno di tornare a rivederla, ma anzi con il desiderio di avere dell'altro, di qualcosa di ancora più forte, come un'assunzione di uno stupefacente. Un'altra cosa che ho notato è l'assenza di questo spazio analogico di imprecisione, di fluttuazione, laddove si può manifestare l'apporto immaginativo, cioè lo spazio di manovra per la sensazione. Questa assenza richiede che l'output generato non sia quello finale, ma sia, per esempio, come nel caso del mio processo creativo, lo strumento con cui arrivare a un modello progettuale che poi va realizzato con una fase totalmente manuale, enfatizzata da procedimenti che stratificano la materia in modo che all'occhio dell'osservatore giunga un manufatto che abbia quelle qualità tattili che stimolano l'apporto immaginativo. Quindi attualmente l'utilizzo delle AI è persino consigliabile laddove venga relegato a una fase puramente progettuale, perché non c'è ontologicamente la parte materica, la parte che provoca risonanza con il nostro sistema percettivo e cognitivo. E quindi questa parte la dobbiamo conferire noi al manufatto finale, all'opera finale.